amici, ma soprattutto amiche, oggi siamo qui ancora in viaggio. Il rumore che sentite non è quello di un temporale in arrivo, ma è quello della nostra Ducati 748 che ci porterà dritti filati verso Lecco. Ecco qua un dettaglio del trasporto. Bene, direi che siamo pronti per partire. Vedete che c'è un leggero traffico qui sulla strada provinciale, ma nulla ci impedisce di avviarci verso Lecco. Sono arrivato finalmente a Lecco. Quello che vedete inquadrato è il monte San Martino, 1090 metri, mentre sbirciando sulla sinistra vedete il monte Moregallo, 1276 metri. Arrivare fin qui è stata una faticaccia. Vedete che c'è un sacco di turisti qui, vista anche la temperatura gradevole. Dicevo, arrivare fin qui è stato faticosissimo perché c'è un traffico della Madonna in questa zona, e poi dobbiamo anche segnalare che ci sono alcuni utenti della strada, per fortuna sono in larga minoranza, che non sanno assolutamente guidare. Abbiamo assistito a una scena, a un signore con un panda su una corsia di 4 metri che si manteneva in mezzo alla strada, e poi dovendo superare un ciao che, come ben sapete, è largo 40 centimetri, è andato addirittura sull'altra corsia opposta. E questo la dice lunga su come sono preparati gli automobilisti qui dalle nostre parti. Ecco, qui siamo sul pontile, qui abbiamo davanti l'LCN 2014, non è chiaramente un canale del digitale terrestre come qualcuno potrebbe supporre, ma è il battello che fa vedere il lago ai turisti, mentre qui sulla destra abbiamo anche il taxi boat che invece percorre il lago per far vedere il tour manzoniano. Ecco turisti che si fanno una foto di rito. La situazione comunque è molto buona, in quanto abbiamo anche il lago che è piuttosto ventilato, per cui non dà troppo fastidio rimanere esposti al sole. Vedete che ci sono alcune barche di turisti che si fanno la quotidiana navigata qui sul lago. E poi abbiamo ovviamente le moto che sono parcheggiate più in là, adesso ve le faremo vedere. C'è anche lo stand della Guardia di Finanza. Chiudiamo un po' l'immagine, eccolo lì. Quello è lo stand della Guardia di Finanza che compie praticamente la bellezza di 250 anni. Vedete anche un rappresentante. Adesso noi ci stiamo avvicinando dove sono parcheggiate tutte le moto. Eccole qua. Molti sono scooter. Adesso noi le passeremo al dettaglio. Qui c'è una Vespa recente. C'è anche un Kinko. Qui abbiamo un Gilera, qui abbiamo anche un'altra Vespa, e qui abbiamo addirittura un Caballero che mi ricorda il mio Malaguti 50. Questo però non è chiaramente un Malaguti, hanno preso solo il nome. Qui abbiamo una Yamaha, qui abbiamo
il mitico Grand Inc 250. E poi più in là scorgiamo anche, oltre a questa Vespa rossa, abbiamo anche questa Ducati. Eccola qui. Parrebbe la più bella del lotto. Vedete un dettaglio del cruscotto. Vediamo un po' ante l'anteriore. Sì, direi che è facile ipotizzare che è la migliore di tutto il lotto. Vedete che ha anche il monobraccio posteriore. Qui, come vedete, siamo sul largo Europa. Andiamo a verificare se hanno aperto, perché qui dove sorgeva il McDonald's, notiamo che non c'è più, ma è sorto il Rosso Pomodoro, che praticamente fa come da pizzeria napoletana. Vediamo un dettaglio anche di un turista. Vediamo se possiamo migliorare, ecco. Sì, un dettaglio abbastanza significante della vita mondana qui di Lecco. Il tutto ovviamente è reso possibile grazie alla regia di Marta Cioncoloni. Oggi non abbiamo con noi Ubaldo Parenzo, ma bensì Marta Cioncoloni, che si sta facendo un'esperienza. Bene, per il momento è tutto, chiudiamo qui e ci vediamo a cena.